Buonasera a tutti. Per quelli che mi conoscono, per quelli che non mi conoscono, sono Domenico Costa, presidente di Team Management, e sono qui a presentare un altro delle nostre riunioni o meeting che facciamo circa ogni uno o due mesi per il nostro network di manager team. Come lo sapete, abbiamo un programma durante l'anno, appunto, di ogni uno o due mesi di possa portare degli argomenti interessanti per i nostri manager, e poi una volta all'anno, verso fine anno, una riunione qui a Milano con la presenza di tutti i manager che vogliono partecipare. Stasera vorrei presentare il dottor Raffaele Terragina, che è General Manager della Profexa Consulting, e Alessandro Vannucci, che è un amico e un temporary manager, che è amico nostro, che vogliono parlarci di un argomento secondo me molto interessante, di cui il titolo un po' provocatorio è: oggi i manager sono inutili per le imprese. Evidentemente il nostro parere è il contrario, ma abbiamo voluto, diciamo, concentrare l'attenzione proprio su quello che è la validità e l'importanza del manager dell'azienda. Quindi lascio la parola al dottor Terragina e Alessandro, non so chi dei due parlerà prima. Alessandro, per parlare, diciamo, dell'argomento di stasera. Grazie. Grazie Domenico, buonasera a tutti. Introduco brevemente l'argomento per cercare di rispettare i tempi. Io con il dottor Ferragine Profexa ho avuto delle collaborazioni che risalgono al 2006. Considero di aver avuto alcuni casi di successo, insomma, con questo tipo di collaborazione, e penso che sia utile condividerlo con voi, perché, come poi vedremo durante la presentazione, ci sono alcuni aspetti che sono significativi proprio per i temporary manager, che sostanzialmente hanno tempi brevi per entrare in azienda e assumere, diciamo, capire con quali sono, chi sono i propri collaboratori, quali performance possono avere, quali sono le problematiche organizzative da affrontare. Nel 2006 dirigevo un cantiere nautico dove c'era un... Alessandro, scusa, vuoi che faccio vedere le tue foto? Sì, ho preparato due o tre foto giusto per inquadrare quali erano i processi produttivi. Comunque, okay, allora condivido lo schermo. Velocemente, sì. In pratica venivano prodotti degli scafi coperti sopra imbarcazioni. Ditemi se si vede lo schermo. Si vede, sì. Perfetto, ok. Di imbarcazioni puoi scorrerle abbastanza velocemente, perché tanto, giusto per vedere, dove c'era un processo di infusione sottovuoto che prevedeva, diciamo, era una tecnologia di produzione della resina piuttosto avanzata per l'epoca, con dei vantaggi su cui io non mi dilungo per cercare di rispettare i tempi. Quello che è interessante è che il processo produttivo era cresciuto con, diciamo, era stato creato dai capi reparto, che erano operai specializzati, che avevano un'esperienza maggiore degli altri. Comunque erano chiaramente processi disomogenei fra loro, e che creavano una serie di problemi di tempistiche, di costanza della qualità e di quant'altro. Quindi decisi di introdurre la Lean Production e dovendo rivoluzionare un po' il sistema produttivo, questo creò molta demotivazione, molta resistenza al cambiamento, un po' perché queste persone avevano creato loro i processi e quindi si erano un po' innamorate delle loro modalità, e un po' perché pensavano addirittura che fossero in procinto di essere allontanati o sostituiti. E avevo conosciuto il dottor Ferragine in quell'occasione, ne parlammo e iniziamo parallelamente al progetto di Lean Production,
un assessment delle persone con delle metodologie che poi verranno illustrate e una forma di un corso di, diciamo, un progetto di formazione che portò queste persone a crescere anche da un punto di vista, diciamo, della consapevolezza di quelli che sono i valori e le metodologie aziendali, ad accettare il cambiamento, addirittura un volgere di un tempo relativamente breve a diventare addirittura sponsor del cambiamento, che poi proseguì anche negli anni successivi. Poi avremmo anche altre collaborazioni in altre aziende, dove in un caso avevamo delle forti rivalità fra uffici che riuscimmo a recuperare. In un altro caso avevamo il titolare, io ero amministratore delegato, c'era il titolare di un socio di riferimento dell'azienda che aveva creato, diciamo, molta demotivazione e confusione a causa dei propri atteggiamenti aggressivi, quindi abbiamo organizzato un coaching specifico per lui. Ecco, penso che io non rubo altro tempo, perché cerchiamo di rimanere nell'ora che ci siamo dati, compreso un po' di tempo per eventuali domande che possono emergere. Quindi lascio la parola al dottor Ferragina e spero che questa cosa vi sia utile, come penso che lo sia stata a me. Buon ascolto e grazie. Ok, grazie Alessandro e bentrovati. Allora, io partirei da questo: non sto a dedicare tempo alla presentazione di Profexa. Io mi chiamo Raffaele Ferragina, sono uno dei due soci partner di Profexa. Dico solo tre cose: noi siamo un gruppo di circa 40 persone. La nostra organizzazione esiste da 25 anni, quindi quest'anno festeggiamo i 25 anni. Quindi direi che di strada ne abbiamo fatte, di aziende ne abbiamo conosciute e incontrate. Lo stile che da sempre ci contraddistingue è quello di avere un approccio a tutto quello che facciamo ingegneristico. Sembra una cosa strana quando si parla di risorse umane, perché poi le discipline, diciamo così, umanistiche, si dice che non sono discipline scientifiche, non sono scienza, nel senso che non ci sono prove da laboratorio con cui confermare ciò che si fa. Tuttavia, quello che possiamo fare è senza dubbio utilizzare invece l'approccio, il metodo scientifico per cercare di ottenere risultati che siano misurabili e riproducibili. Quindi questo è il nostro obiettivo. Con Alessandro, in realtà, di esperienze, a parte la prima circa 15 anni fa, abbiamo avute diverse, quindi abbiamo collaborato e noi siamo sempre stati uno strumento per Alessandro Vanucci, nel senso che lui prendeva le decisioni, lui definiva l'organizzazione, lui definiva le strategie dell'organizzazione, gli obiettivi da raggiungere. Noi siamo stati per lui lo strumento per accelerare i tempi di conoscenza e di impatto sulle persone. Come si utilizzano strumenti per il controllo di gestione, per la produzione, CRM sono strumenti, esattamente il nostro, quello che noi facciamo, uno strumento a disposizione dei manager che portano avanti i loro obiettivi, le loro strategie e il loro lavoro all'interno delle organizzazioni. Il nostro obiettivo oggi è provare a condividere con voi come questo strumento, questi strumenti possono rendere più veloce ed efficace il lavoro di chi gestisce un'organizzazione da temporary, vuol dire con tempi anche molto stretti, anche perché obiettivamente anche cambiato il mercato del lavoro in questi ultimi anni. Quindi torno a questo punto nuovamente alla condivisione dello schermo, così vediamo un po'. Eccolo qui. E andiamo in presentazione. Ok, questi sono i risultati meravigliosi del primo lavoro che poi abbiamo portato avanti insieme ad Alessandro, ma oggi dobbiamo chiederci questo. Intanto, quali sono gli scenari oggi? Prima di tutto partiamo da una ricerca che noi abbiamo fatto tre anni fa, prima del Covid, insieme a Unipace è l'Università dell'ONU, che ha sede a Roma. Questa ricerca condotta da noi ha coinvolto oltre 1000 tra imprenditori e manager di piccole, medie e grandi imprese. Qual era l'obiettivo? È capire qual è lo stile di leadership, quindi gestione delle persone dell'organizzazione, di imprenditori e di manager, e che differenza c'è
all'interno di queste organizzazioni. Adesso non entro nel dettaglio dei risultati, tuttavia questo è stato molto importante, molto interessante, perché ci siamo resi conto che, diciamo così, la relazione, il vissuto tra imprenditore e manager, soprattutto nelle piccole e medie imprese, non è sempre semplice, lo conoscete, lo sapete meglio di me, senza dubbio, per proprio il tipo di approccio e di cultura in tante organizzazioni che ancora non è una cultura manageriale, che è capace di delegare al manager al quale si chiedono gli obiettivi anche le modalità per raggiungere questi obiettivi. A volte capita, penso sempre di più, tuttavia, ecco, diciamo che abbiamo dei margini di miglioramento all'interno delle organizzazioni su questo. È evidente che un altro elemento importante oggi di scenario è che il mercato del lavoro è molto cambiato, pre e dopo Covid. Parliamo delle figure più giovani, ma non solo le figure più giovani, noi ci occupiamo anche di ricerca, selezione, e ci siamo resi conto che negli ultimi anni il tempo di permanenza medio all'interno delle organizzazioni di chi ha meno di 32-33 anni è sotto l'anno di tempo. Quindi chi inizia a lavorare ha già l'obiettivo nei primi 5-6 anni di cambiare ogni anno, più o meno ogni anno. Non è sempre così, ma è molto spesso e sempre più spesso così. Questo perché? Perché l'idea è che molti hanno, faccio diverse esperienze in tempi molto brevi perché mi professionalizzo. Non è assolutamente vero, perché in 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi in realtà impari davvero poco. Proprio per questo motivo gestisce in tempi stretti un'organizzazione delle persone, ovviamente l'obiettivo di far performare i propri collaboratori in tempi ancora più stretti, perché prima magari avevamo più tempo a disposizione. Se oggi i ragazzi o le persone comunque cambiano più velocemente attività, io sto investo tanto nella prima fase, ma poi non me lo ritrovo quando deve performare. E quindi il manager entra in azienda con obiettivi specifici: riduzione dei costi, efficientamento dei processi, affiancamento di figure junior da far crescere, sono tutti aspetti che voi conoscete benissimo, e oltre alle proprie competenze e capacità che hanno i manager all'interno delle organizzazioni, hanno a disposizione dei team con cui collaborare, quindi si entra e hai delle persone da far funzionare, delle persone da coordinare, da valorizzare, da far performare, quindi non sono sufficienti solo le proprie competenze, ma ti trovi una squadra e tu sei l'allenatore, ma quella squadra la trovi già fatta molto spesso. È difficile che tu possa decidere fare campagna acquisti e decidere tu il tuo team. Proprio per questo motivo è fondamentale conoscere prima e meglio le persone che si hanno a disposizione, perché questo mi permette di essere più efficace in tempi più stretti. Non è che questo chi gestisce un'organizzazione, chi è un temporary manager, non lo sappia fare, non abbia le competenze per farlo. Semplicemente si sono accorciati i tempi per questo, e quindi avere degli strumenti che in un tempo minore mi permettono di capire come lavorare con queste persone e chi far performare e come far performare è sicuramente molto utile. Tant'è vero che, ecco, questo è il concetto, è proprio questo, quindi non tutti i cambiamenti sono migliorativi, è altrettanto vero che per migliorare bisogna cambiare qualcosa. E in ambienti sfidanti, dinamici e a volte turbolenti, la capacità di acquisire dei nuovi tool, quindi strumenti, quello che mi può dare delle indicazioni per uscire molto velocemente da una situazione complessa. Allora, che cosa succede nelle aziende oggi nel mercato post-Covid? Voi conoscete le realtà, noi abbiamo circa quasi 400 clienti con cui collaboriamo e quindi realtà di tutti i tipi, piccole, medie, grandi, enormi, multinazionali, è vero, non ho fatto vedere la copertina, ma vabbè, lo stesso. Potrete poi cercare sui nostri social o sul nostro sito le realtà con le quali collaboriamo. Le aziende chiedono, intanto alle aziende si chiede maggiore attrattività, quindi garantire opportunità per la crescita personale e professionale delle persone al proprio interno. Quindi le aziende devono essere più attrattive. Ai manager si chiede retention, quindi li devi trattenere. Quindi l'azienda deve essere più capace di attrarre le persone capaci, il manager deve essere capace di trattenere quelle persone che le aziende hanno attratto. E se abbiamo meno tempo, perché abbiamo 6 mesi, un anno e mezzo, quello che è, dobbiamo essere ancora più efficaci nel trattenere le persone che funzionano. Quindi l'obiettivo è identificare le leve motivazionali per trattenere le persone più capaci all'interno dell'organizzazione. E quali necessità si creano?
Allora, ci sono tre necessità stringenti. Intanto quella del mercato del lavoro di disporre di strumenti di immediata ed efficace decodifica del reale possesso delle competenze professionali vantate. Il concetto, questo non solo è l'ingresso, ma per voi spesso quando entrate in azienda è come fosse una selezione, perché vi trovate una, due, 10, 100 persone sulle quali dovete capire velocemente se hanno le competenze professionali che servono per il vostro obiettivo che dovete raggiungere. Dall'altra parte, quella delle aziende di accelerare i processi di ingresso di nuovi collaboratori, di disporre di un elevato e costantemente aggiornato livello di competenza per crescere in competitività. Sappiamo benissimo, ce lo stanno dicendo in tutte le salse, che c'è un gap importante oggi tra le competenze che le aziende richiedono e quelle che riescono a trovare sul mercato. E poi quello dei manager, altra necessità stringente, di essere maggiormente capaci di sgrezzare i diamanti e trattenere le persone all'interno dell'azienda. Questo è senza dubbio il ruolo chiave di chi gestisce un gruppo di persone, lo sapete bene, e dall'altra parte è evidente che oggi sia ancora più complesso. Proprio per questo motivo, allora, intanto chiediamoci questo. Adesso vi faccio vedere due cose carine. Attenzione. È provocatorio, non è questo che oggi giovani e meno giovani cercano in maniera esclusiva. Tuttavia, sapete che ci dicono: ah, perché oggi le persone hanno bisogno di valori, hanno bisogno lo stipendio è meno importante, è importante il coinvolgimento, è importante che sentano di fare qualcosa di etico, di valoriale. Sì, d'accordo, c'è. Diciamo così, una polarizzazione verso questi elementi è verissimo, ma vi garantisco che c'è anche una polarizzazione verso questi altri elementi. Raffaele non si sente. Scusate? Non si Non si sente quello sente? che dicono, almeno io non sento. Il bello è che l'abbiamo anche provato che si sentiva. Sembra che sia un volume al minimo, qualcosa del genere. Allora, vabbè, facciamo che è stranissimo che l'abbiamo provato e come al solito nel backstage tutto funzionava. Queste sono, ve lo dico, se poi avete voglia ve le andate a cercare, queste sono semplicemente dei, tra virgolette, influencer, guru, instillatori di, diciamo così, suggerimenti, che sono tantissimi, con milioni di persone che li seguono, su come oggi è facile guadagnare. Guardate, questa ad esempio adesso dice, se avete uno 100 euro al mese la colpa è vostra, ma non perché in azienda potete guadagnare di più, perché dovete fare quello che fa lei e tanti altri, ovvero fare un secondo lavoro riducendo tempo a quello della vostra azienda per guadagnare più soldi col web. È lo stesso questo, è lo stesso, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono tutta una serie di realtà. Ci sono tutta una serie di persone, ecco, che ci ispirano sostanzialmente, su questo tipo di iniziative. Allora, noi ci troviamo ovviamente anche all'interno delle organizzazioni a doverci confrontare con chi segue questo indirizzo e dall'altra parte con chi invece richiede valori, con chi chiede coinvolgimento. È una sfida importante, una sfida impegnativa sempre di più, soprattutto sulle persone più giovani che richiedono flessibilità, che richiedono il tempo per fare altro oltre al lavoro, spesso il tempo è anche questo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, proviamo a. Ecco, chi siamo era qui, non c'era prima, va bene, quindi qua potete vedere alcuni dei nostri clienti, ma questo ci interessa poco, ripeto, potrete vedere altrove. Le realtà con le quali collaboriamo, ma non è quello che ci interessa. L'obiettivo è passare il concetto che trasversalmente su tutti quanti i settori noi siamo presenti. Un assunto dal quale noi partiamo è che molto spesso le persone vengono assunte per competenza e licenziate per carattere. E questo vi sfido a dirmi che non avete incontrato imprenditori, ma
anche voi stessi, che avreste voluto dire: ma io con questo o con questa non ci voglio avere a che fare, non ci posso avere a che fare, oppure mi crea un sacco di problemi, nonostante abbia delle buone competenze. Allora, se è così, l'obiettivo che noi ci diamo è iniziare a capire che il processo di valutazione o di inserimento di una persona impatta su tre elementi. Intanto quello economico, sicuramente. Senza dubbio quello qualitativo, quindi l'aspetto, diciamo così, legato a ciò che la persona porta in termini di valore, in termini di competenze, e poi l'impatto organizzativo, la dimensione organizzativa. Quindi le aziende, gli HR, sono spesso disposti a negoziare anche su una RAL per accaparrarsi un candidato che manifesta delle caratteristiche umane, le chiamiamo noi, che oggi vengono apprezzate sempre di più, quindi disponibilità, flessibilità, precisione, problem solving. Io posso avere anche delle buone competenze, ma queste competenze devo essere capace di mettere a disposizione degli altri. Quindi le caratteristiche umane, gli aspetti attitudinali sono sempre più importanti, perché se tengo per me le competenze che ho, un'organizzazione, un manager che mi gestisce se ne fa poco, se ne fa fino a un certo punto. Osservare, partiamo da questo presupposto, che non è misurare. A me è capitato spessissimo, negli anni, adesso devo dire sempre meno, di incontrare all'interno delle organizzazioni imprenditori o HR o manager che ci dicono: ma io le persone le capisco al volo in selezione, chi ho di fronte, riesco ad intuire la capacità di una persona. Adesso, a parte le abilità da Mago Telmo e Nostradamus, direi che osservare non è misurare. Io posso anche intuire qualcosa, ma una cosa è intuire, una cosa è misurare e soprattutto prevedere dei comportamenti futuri rispetto a quello che ho intuito. Questo è molto importante, perché nonostante anche la fisica quantistica ci dica che lo stesso scienziato osservatore è considerato inattendibile, perché influenza inevitabilmente l'oggetto della sua osservazione, addirittura in selezione o in valutazione delle persone, lo strumento che viene utilizzato, che oggi lo chiamiamo occhiometro, quindi io osservo, guardo e analizzo. Per carità, se ho tanto tempo a disposizione, più tempo a disposizione, osservando posso anche comprendere, ma ribadiamo, partiamo dall'assunzione che oggi abbiamo meno tempo per valutare. Il metodo osservativo infatti viene snaturato, perché si presta a fornire indicazioni più evolute di quanto sia chiamato a fare, e infatti viene utilizzato per trarre considerazioni generali su una persona da casi singolari. Il concetto è che a noi capita spesso sulla stessa persona, quando andiamo a fare un'analisi attitudinale, e poi chiediamo a chi lo gestisce, alla persona con cui collabora e al capo, quindi all'imprenditore, gli chiediamo indicazioni, informazioni su questa persona, molto spesso sono indicazioni diverse, valutazioni diverse, e tutti e tre hanno a che fare quotidianamente con questo individuo. Quindi la decisione presa a pelle, a volte ti spellano, no? Si dice. E l'intervento su cui noi lavoriamo è triplice. Quindi da una parte per me è importante capire le conoscenze, quindi conoscenze, l'esperienza, il passato della persona, quindi la parte più hard, coinvolgimento e motivazione, e ancora più importante è le capacità, le attitudini. Io dico sempre che se fosse per me, per quanto mi appassiona il calcio e quanto ho voglia di praticarlo, fosse per me giocherei in nazionale. Mi devo accontentare il mercoledì sera di giocare con gli amici, perché in termini di attitudine, di capacità, di muscoli attitudinali, questi ho. Quindi la cosa importante non è senza dubbio lavorare sulle comprensioni delle conoscenze e delle competenze, sul coinvolgimento, ma molto lavorare sulle attitudini, quindi su allenare i muscoli attitudinali. E che cosa vuol dire? Allora, possiamo misurare le attitudini? Sì, le attitudini possono essere misurate. Adesso vado un po' più avanti su questi concetti. Noi utilizziamo una metodologia certificata da un ente esterno. Che cosa vuol dire? Abbiamo svolto più di 60.000 analisi di sviluppo del potenziale. Vuol dire che tutte le volte che noi valutiamo una persona sul profilo attitudinale, c'è un questionario di restituzione alla persona, dopo vedrete il grafico, dove chi valutiamo ci dice su una scala da 1 a 5 quanto
mi ritrovo nei punti di forza, nelle aree di miglioramento, eccetera, eccetera. Alla fine del colloquio di restituzione, la persona deve dirci in anonimo, su una scala da 1 a 5, su 12 domande, quanto si è ritrovato, quanto non si è ritrovato. Noi abbiamo uno standard che non possiamo mai, non possiamo andare di sotto di questo standard imposto dall'ente di certificazione esterno, quindi certificazione di parte terza non è autoreferenziale, non possiamo andare sotto il 4, scala da 1 a 5. Noi abbiamo una valutazione media di 4,6 su 5. Quindi tutte le persone che vediamo ci dicono: sono come mi hai detto 4,6 su 5. Questo è fondamentale. È fondamentale perché adesso lo vediamo. Questo, noi andiamo a misurare alcune caratteristiche e li vediamo. La stabilità, capacità di pianificazione, organizzazione e metodo. Quanto è importante per alcuni ruoli professionali? Tantissimo. Capacità di automotivazione, di motivare me e gli altri nelle complessità, vedere l'opportunità nel vincolo. Il controllo, la capacità di gestire in maniera positiva le situazioni complesse e anche di verificare e controllare l'ambiente, non fare degli errori di scarsa attenzione. L'affidabilità, la coerenza, quanto sono affidabile, concreto, pratico. L'energia, quante cose inizio, la mia capacità di attivarmi velocemente e di portare avanti tante cose insieme. L'orientamento risultato, quanto sono capace di portare avanti ad obiettivo le cose che inizio. Responsabilità, quanto sono proattivo, capace di impattare sull'ambiente. Tolleranza, l'area relazionale, quanto sono capace di essere obiettivo, analitico, nella comprendere ciò che è intorno, l'empatia, la capacità di comprensione, di adattamento, la capacità di comunicazione in uscita, attivare la relazione velocemente con gli altri. Allora, capite che questo è il profilo di una persona. Noi utilizziamo questo strumento, la fotografia di questa persona è esattamente questo strumento. Questo strumento ci dice quali caratteristiche ha, ma noi non cerchiamo la persona perfetta che non esiste, noi cerchiamo quella persona che ha i muscoli attitudinali più adatti per il ruolo che sta ricoprendo o che dovrà ricoprire. Quindi una maggiore capacità di essere adatto agli obiettivi che l'azienda e lui stesso si è dato. Poi alcune di queste caratteristiche, ne dico una sola, ad esempio se troppo alte prendono aspetti negativi, ad esempio una persona con un livello di coerenza troppo alto che supera questo triangolino, arriva a 200, per carità è affidabilissimo, ma non gli posso chiedere una virgola di cambiamento perché è resistente al cambiamento. E allora, se deve fare le stesse cose allo stesso modo per sempre, meraviglioso, posso dormire sonni tranquilli, ma se gli devo chiedere cambiamento, innovazione, sviluppo, me lo scordo. Quindi questo è il profilo che dà la performance che la persona può raggiungere. E che cosa me ne faccio di questo, ovviamente? Poi ci sono degli altri aspetti che sono legati alla percezione sul lavoro, quanto la persona è soddisfatta dei risultati, quanto è coinvolta, quanto gli piace quello che sta facendo, il senso di ingaggio, gli ideali, quanto crede nel lavoro. Ecco, ad esempio, quando il valore di coinvolgimento e gli ideali sono molto bassi, noi diciamo che la persona ha poca voglia di lavorare, detta brutalmente, ecco. E quanto è capace di seguire le direttive aziendali, l'orientamento alle regole. Quindi sono tanti aspetti che concorrono a dare una fotografia estremamente precisa delle capacità, delle attitudini e delle potenzialità della persona, che servono per cosa? Allora, servono per fare, ad esempio, una centratura attitudinale delle persone rispetto al ruolo. Noi abbiamo un organigramma colorato, verde, giallo, rosso e delle sfumature, dove vediamo chi è centrato sull'organigramma per il ruolo che sta ricoprendo o magari rispetto al ruolo futuro. Ad esempio, abbiamo dei dati affidabili per avanzamenti di livello, career planning o job rotation, quindi per spostare una persona da un ruolo all'altro, ad esempio. Perché spesso si osserva, si valuta la persona sul comportamento che sta agendo su quell'attività e allora lo spostiamo, lo promuoviamo su un altro ruolo. In quel ruolo magari mi chiede attitudini diverse, mi chiede comportamenti diversi che non ho dovuto usare prima e non avendo usati prima nessuno li ha visti. Ce li ho per il ruolo futuro? Piuttosto che sviluppo del potenziale, dove voglio lavorare magari per far crescere il mio team di responsabili, tutta la mia area commerciale, tutta la mia area ricerca e sviluppo, eccetera. E poi definizione di fabbisogni formativi, per capire effettivamente quel gruppo su cosa può essere allenato. Informazioni anche riguardo alle aspettative delle persone, perché le persone poi mi dicono, attraverso la valutazione, il colloquio di restituzione, perché il profilo va restituito, mi danno delle indicazioni sulle loro aspettative. Quindi diventa veramente uno strumento di
coaching forte, importante per il manager che deve gestire delle persone e riesce ad entrare molto più veloce nella conoscenza e negli strumenti, nelle chiavi per attivare le caratteristiche delle persone che sta gestendo, sin da subito. Infatti, diciamo così, non starci più di tanto, questo è un output, il company of your view, che viene dall'analisi. Il resto invece farvi vedere è soprattutto, ecco, questo è un cruscotto di gestione. Quindi il manager che gestisce un certo numero di collaboratori avrà questo cruscotto, dove avrà, vabbè, a parte il nome del ruolo, della persona, il ruolo che ricopre, in questo caso un capoturno, le capacità che l'azienda richiede per il ruolo. Quindi dalla job description 2, 3, 4, 5 competenze personali, capacità che l'azienda richiede per quel ruolo, non che lui ha, ma idealmente sarebbero importanti per quel ruolo. Un capoturno, magari velocità, capacità di problem solving, pianificazione e così via. I punti di forza che vengono fuori dal profilo per la persona, le aree di miglioramento che emergono dal profilo della persona e la centratura di ruolo. Quindi, come abbiamo visto prima, un livello di centratura, quanto è centrato per il compito. Il grafico, il profilo, ecco, questo è fondamentale. Uno strumento di talent management fondamentale. Come lo si deve gestire? Quattro indicazioni chiare su cosa fare rispetto al profilo della persona per ottenere di più da lui. E sono indicazioni diverse. Se gestisco 5-10 persone, per ognuno di loro avrò 1, 2, 3 indicazioni diverse su come ottenere di più dalla stessa persona. L'esempio che noi facciamo sempre è quello della delega. Bene, è importante il concetto di delega, devo imparare, cioè devo saper delegare per far crescere gli altri. Ottimo. Ma delegare ad una persona che è dinamica, energica, orientata al risultato, veloce, ma è una persona poco organizzata, crea delle complessità dal punto di vista della pianificazione, è un conto. Delegare ad una persona che è invece molto precisa, a volte anche rigida, ma è lenta e tende ad accentrare tutto su di sé, quindi ad arrivare lungo, questo è un altro tipo di delega. Quindi avere la foto del profilo e sapere come utilizzare una persona piuttosto che l'altra, utilizzare un termine brutto, ma il concetto è proprio questo, utilizzare le sue caratteristiche per fargli ottenere più risultati e noi ottenere anche noi più risultati rispetto agli obiettivi che abbiamo. E poi su cosa si impegnerà, perché quando la persona viene restituito il profilo, diamo anche delle indicazioni di allenamento e lui quindi si impegna ad allenarsi su quelle cose in modo che noi possiamo vedere se effettivamente ci sta lavorando. Ecco, questo è lo strumento che per coach, da allenatore e in maniera efficace le persone che devono coordinare. Il percorso che noi chiamiamo CLAP, che è il coaching e leadership ad persona, ma quindi mi vengono dati degli strumenti di, chiamiamolo coaching e leadership ad persona, specifici per ognuna delle persone che io sto governando, che sto gestendo e che devo portare a risultato. Allora, adesso vi faccio vedere un paio di casi aziendali interessanti e poi ecco gli aspetti. Allora, intanto è questo. Noi non ci occupiamo di formazione sulla sicurezza. Sicurezza, per noi la sicurezza normative, eccetera, eccetera, delegata da altri che fanno questo di mestiere. Noi siamo dei professionisti e vogliamo, diciamo così, entrare, specializzarci in quello che facciamo. Tuttavia ci siamo chiesti qualche tempo fa, ma è possibile, visto che l'INAIL ci dice che l'80% degli infortuni sono dovuti a cattivi comportamenti, non a mancanza di formazione, carenza di dispositivi, a comportamenti sbagliati. Ci siamo chiesti, questi comportamenti, io posso capire all'interno di un'organizzazione chi ha una propensione ad agire comportamenti più rischiosi? Noi l'abbiamo chiamata propensione al rischio. Ho visto che tra i partecipanti, se poi si è collegato, c'è una persona di AIAS. Proprio con AIAS, che è l'Associazione Italiana di Ambiente e Sicurezza, qualche anno fa, per due fiere, diciamo così, di seguito, la fiera, quella che si fa a Bologna sulla sicurezza, fiera ambiente lavoro, abbiamo proprio fatto un intervento noi insieme ad AIAS proprio su questa tematica, su come poter misurare la propensione al rischio. Però questo è partito da una ricerca e ci siamo detti,
la persona, il mio collega che oggi è qua con me, ci alziamo al mattino e io guardo se ho il tappetino e le ciabatte posizionate dritte perché ho paura di scivolare. Il mio collega si alza al mattino e va a fare jumping, sulla stessa catena di produzione, linea di produzione. Ecco, non è che abbiamo sia io che lui la stessa propensione ad agire comportamenti a rischio, evidente, no? Allora, se c'è un'organizzazione strutturata con delle regole rigide, impostata correttamente, lean, bene. Compenserà alcuni eccessi, tuttavia non c'è niente da fare, l'aspetto caratteriale e attitudinale rimane. Allora abbiamo fatto questo esperimento. Abbiamo chiesto al nostro cliente, una fonderia, abbiamo chiesto: guarda, possiamo analizzare i profili di 40 persone che fanno lo stesso tipo di attività per metterli noi su una scala di propensione al rischio e dopo vi chiediamo quanti infortuni queste persone hanno avuto negli ultimi anni. Questo è stato il primo esperimento. Abbiamo messo queste 40 persone su questa scala di propensione al rischio. Vedete, centratura di ruolo rispetto al rischio. 8 persone per noi non avevano nessuna tendenza a rischiare. 4 persone poco, 12 abbastanza, 8 persone dei kamikaze. Il numero, poi mi hanno chiesto, ci date il numero degli infortuni? 0, 0, 9, 14, 21. Vedete che il 40% delle persone ha avuto l'80% degli infortuni. Il 30% iniziale non ha avuto nessun infortunio. Allora, il direttore di produzione ci ha detto, bene, quindi se licenzio quelli rossi già... No, non hai risolto. Le persone con queste caratteristiche non va bene, perché prima di tutto non ci sono. E secondo, perché chi ha un minimo di, diciamo così, attitudine alla devianza è anche una persona creativa, è anche una persona che può innovare, che mi può portare delle idee, che non segue pedissequamente sempre tutto quanto. Per cui sì, devo fare molta attenzione alle figure, le ultime 8 che hanno centratura tutta rossa. Tuttavia, ecco, è importante creare anche dei gruppi eterogenei dove, per esempio, se la figura verde la metto insieme ad una rossa, vi garantisco che a fare bungee jumping non ce lo portate. Ma se chi è giallo, chi ha metà, lo metto a lavorare con quelli che hanno la centratura rossa, rischiamo di portarlo in fondo. Quindi creare dei gruppi che mi permettono di strutturare in maniera eterogenea. Quindi, perché non è che in tutte le aziende posso fare gli spostamenti che voglio, ma in determinate situazioni lo posso fare. E in altre situazioni fare un tipo di formazione diversa, dove la di base devo fare forza, ecco, diciamo così, posso per chi ha determinate caratteristiche un pizzico diverso, concentrandomi molto di più alle persone sui comportamenti. Quindi il nostro concetto è quello che chiamiamo aptitude, è una crasi di quindi un neologismo nostro, ma il lavorare abitudini. Questo per farvi capire che questa fatica estremamente particolare come quello di i rischi più volte su più tematiche, sempre con questo tipo. Un altro, ecco, concetto è: non c'è modo di eliminare le impressioni e le interpretazioni, quindi non posso, io non posso non valutare. Tutti voi, tutti noi, quando vediamo una persona lavorare, ci facciamo un'idea. Tanto è inutile dire: ah, devi sospendere il giudizio. No, non ce la facciamo, il giudizio non lo riesci a sospendere. Puoi non farti influenzare dal giudizio, quello sì. Quindi puoi dire: ok, mi sto facendo un'idea. Devo evitare di farmi influenzare da questa idea e devo arricchire e sostanziare questi, come vale per il controllo di gestione, la produzione, la logistica e qualsiasi altro tipo di ambito, avere degli strumenti e delle informazioni mi permette di vincere. Chi ha più informazioni arriva prima all'obiettivo. Allora, questo, vabbè, possiamo, ecco, altro case history. Questo, vabbè, mi interessa meno, invece mi piace, ecco, condividere questo qua, questo di case history, particolarissimo.
Allora, noi abbiamo fatto un'analisi di clima all'interno di un'organizzazione, di performance organizzative. WPA è un anonimo di Wellbeing Performance Analysis. Non entro nel dettaglio di questo istogramma, ma il concetto è misura alcune caratteristiche, la percezione dell'organizzazione, la comunicazione, il senso di appartenenza, lo stile di leadership, il livello di stress. Quindi un'analisi di performance, organizzative e di clima interno, fatta su tutta l'azienda e poi splittata ovviamente reparto per reparto, area per area, per vedere se ci fossero delle differenze di clima e di performance sulle varie aree. Questa è un'azienda che fa lavorazione in materie plastiche, quindi questo è un esempio di due reparti che fanno circa la stessa lavorazione e circa con lo stesso numero di persone. Il grafico che vedete qui in cima è fatto di questo reparto. E l'altro reparto che fa le stesse cose, vedete, ha sia l'istogramma è 25-30% più basso, quello di destra, e il primo reparto ha una percentuale senza per malattia, l'1,48%, e di tutti i reclami aziendali solo l'1,29% vengono da lì. Il reparto di destra ha 4,47% di assenza per malattia, di tutti i reclami il 20% vengono da lì. Qui l'abbiamo, è stato un percorso fatto proprio con un temporary manager che era il direttore di produzione, che è entrato per, diciamo così, rimettere in ordine alcuni aspetti e far crescere il figlio dell'imprenditore come responsabile di produzione futuro. È arrivato, siamo arrivati, quindi abbiamo già collaborato in passato, quindi siamo passati, abbiamo iniziato con questa valutazione, abbiamo dato questa informazione. L'imprenditore ci diceva che questi 15 a destra erano 15 lavativi, e questo reparto era il più, quello che è il primo che arriva la mattina e l'ultimo che se ne va la sera, lavora per 5. Probabilmente lavora per 5, ma anche a occhio potete vedere che il profilo attitudinale, i mutui della destra non sono particolarmente performanti. Cosa abbiamo fatto? L'obiettivo è: o alleno la persona se ha voglia di crescere, oppure lo sposto. In questo caso mancavano 4-5 anni dalla pensione, quel signore di cambiare atteggiamento, allenarsi, eccetera, non aveva voglia, tuttavia ha delle grandi competenze, ha delle grandi conoscenze sulla lavorazione delle materie plastiche, quindi l'abbiamo messo in un'area dove, diciamo, si fa il formatore su questi temi, passa know-how, conoscenze, ma non ha la responsabilità di governo. Abbiamo scelto il ragazzo migliore dei 15 che aveva sotto, lui non voleva questo, voleva un altro che gli assomigliava ovviamente. Noi abbiamo scelto un'altra persona che era il suo secondo, la sua seconda scelta, quindi alla fine abbiamo concordato, e vedete che il profilo del ragazzo scelto come caporeparto, e le assenze per malattie sono dimezzate da 4,47 a 2,43, quasi dimezzate, e i reclami sono calati di un sacco. Dottore, scusi, Dal 20%. Ecco, questo ha permesso di accelerare con dei dati oggettivi l'inserimento anche del nostro partner, direttore di produzione, perché scusa, due settimane aveva già la Raffaele, mi senti? l'organizzazione, non ha dovuto perdere tempo. Raffaele, scusami, Sì. c'è un audio pessimo, non so se la rete che stai, a cui sei collegato, ma va e viene la tua voce. Ma da adesso o da un po'? È da un po', però adesso stavo un po' aggravando, si comincia a perdere qualche concetto, se, non Abbiamo so anche la se. domanda. Accidenti, perché io sono su una wifi. Allora facciamo così, tanto questa era l'ultima, diciamo così, l'ultimo case history, quindi posso, poi ce ne sono degli altri, ma non sto a, per cui adesso posso interrompere la, cioè, tornare da voi. Dottore, abbiamo una domanda, se può. Dottor Recca, che può Certo. parlare attivandosi il microfono. Buonasera a tutti, grazie. Volevo segnalare il problema dell'audio, magari se riduce la qualità del video nelle impostazioni video guadagna un po' di banda per l'audio, speriamo, perché era Ok. diventato troppo a singhiozzo. Ok, allora guardi, chiamo la a supporto, così vediamo un po'. Allora, intanto posso provare a disattivare il video, perché è più importante che sentiate la mia voce che vediate la mia faccia. Ormai non ho più altro da condividere. Esatto.
Per cui adesso lascio, ecco, questi altri ultimi 10 minuti a voi, chiarimenti, domande, curiosità su questi aspetti. Le faccio io la prima domanda. Questo tipo di analisi, mi sembra di capire anche dall'ultimo esempio che ha fatto, possono essere applicati a tutti i livelli aziendali, se ho ben capito, anche quelli di, diciamo, di produzione. È un discorso quindi, diciamo, che è utilizzabile per tutte le forze, per tutti gli impiegati di un'azienda. Direi, allora torno, vediamo un po' se mi sentite un po' meglio. Sì, direi di sì, assolutamente. Dalla, diciamo così, dal capo reparto in azienda in su, e in alcuni casi anche su delle figure più operative, quindi operai, se sono operai specializzati, se hanno delle competenze anche di base un pochino più evolute. Ecco, lo escluderei sul magazziniere puro o su figure di questo genere. Le stesse analisi, è stato mai chiesto invece di elevarlo a livello di direzione generale o, diciamo, di livello più alto nell'ambito aziendale? Sempre, vuol dire che il nostro obiettivo è partire sempre dall'analisi imprenditore quando c'è, dell'amministratore delegato quando c'è, perché dobbiamo proprio con queste figure apicali capire che caratteristiche hanno e soprattutto far comprendere loro come funziona lo strumento. Noi abbiamo visto che quando è l'imprenditore, l'amministratore delegato, il direttore generale il primo a utilizzare per sé questo strumento di valutazione, dopo lo estende e ci crede ciecamente perché l'ha vissuto su se stesso. Tant'è vero che Alessandro fu uno dei primi a farlo all'epoca, proprio per questo motivo, e lo chiese lui. Questo mi sembra una cosa molto positiva, perché permette appunto di partire dall'alto e quindi capire se i problemi sono dal basso o poi partono, o comunque, diciamo, che quelle sono le caratteristiche di chi sta al vertice che poi possono influenzare naturalmente quelli che sono sotto. Non la sentiamo più. Altre curiosità? Anche... Magari, scusa Raffaele, puoi illustrare come si svolge questo test, no, su come, sullo strumento su cui è basato, potrebbe essere una curiosità. Sì, allora, intanto parliamo di questionari, se parliamo di questionari ne conoscerete tanti, ci sono diversi strumenti che si possono utilizzare. Io ho lavorato prima diciamo così, all'inizio del mio percorso, diversi anni in università, psicologia del lavoro, e abbiamo analizzato un po' tutti gli strumenti a disposizione sul mercato. Questo strumento lo abbiamo scelto perché sono 3 criteri per valutare uno strumento di analisi attitudinale, che sono la validità, ovvero che sia creato scientificamente, l'attendibilità, che misuri quello che dice, la predittività, la capacità di prevedere i comportamenti futuri. Noi siamo, come dicevo prima, certificati da un ente esterno su questo percorso, quindi siamo misurati e siamo la prima società in Italia ad aver utilizzato un ente di certificazione esterno, quindi al Ministero del Lavoro, per farsi valutare. Questo è fondamentale per le aziende, e quindi abbiamo la certezza di quello che è la nostra impostazione. Quindi lo strumento può essere acquisito sia come competenza del manager o dell'HR o di chi vuole gestire l'organizzazione, e può formarsi anche a utilizzarlo, ad interpretarlo e quindi a utilizzarlo all'interno dell'organizzazione in completa autonomia. Oppure possiamo essere noi a creare i profili delle singole persone, il cruscotto di gestione che voi avete visto, con la centratura. Quindi noi possiamo essere lo strumento operativo sul campo che mettiamo a disposizione del manager le informazioni su cui lui decide, oppure formare la figura che vuole acquisire questa competenza e gestirla in autonomia. La somministrazione, come un questionario abbastanza approfondito, somministrazione, sono 250 domande, è fondamentale che ci sia una profondità di valutazione. E la cosa importante, compilazione si può fare sia via web che cartaceo,
compilazione circa tre quarti d'ora, e la cosa importante è che dopo va restituito alla persona il profilo, va spiegato alla persona il profilo. Questo perché bisogna far acquisire consapevolezza in maniera specifica dei propri punti di forza, delle proprie aree di miglioramento, e anche perché se la persona ha accettato quello che emerge dal profilo, che succede sempre, chi lo gestisce avrà ancora più, diciamo così, tranquillità nel prendere decisioni anche di gestione in base alle caratteristiche emerse, che sarà, diciamo, ecco, gli atteggiamenti del proprio capo dalla persona, proprio perché sa quello su cui si sta lavorando. Altra cosa importante, se si sono fatte delle attività o di formazione o di affiancamento, di coaching sulla persona, noi ripetiamo la valutazione. Noi abbiamo visto nel tempo che tutte le volte che si fanno dei percorsi di affiancamento, di formazione, di coaching, comunque di crescita, si investe sulla persona, il profilo cambia, migliora. Non si stravolge, perché stravolgere le caratteristiche di un individuo, noi non siamo capaci di dirlo, facciamo diventare un'altra cosa, ma possiamo allenarlo. Quindi il concetto è di allenamento. Il concetto è che un piccolo cambiamento, un grande cambiamento di un grande gruppo all'interno di un'azienda porta a un grande cambiamento organizzativo. Quindi non possiamo cambiare di molto l'impatto sulla performance. Qualche curiosità, oppure qualcuno di voi che in passato ha magari sperimentato cose simili, sarebbe interessante saperlo, capirlo. Buonasera, sono Marchetti. Direi una presentazione molto interessante. Io ho lavorato per oltre 30 anni in gruppi internazionali, e questa pratica mi è abbastanza comune, sono stato oggetto di queste valutazioni in diverse occasioni, non con Profexa, con altri operatori del settore, alcuni anche stranieri, però devo dire che è stato il metodo con cui le risorse umane delle organizzazioni con cui ho lavorato poi utilizzavano per il percorso di carriera, il percorso di formazione, soprattutto in occasione di spostamenti da business a business o addirittura da region a region. Sono stato oggetto di questo genere di valutazioni proprio per verificare se la mia candidatura fosse calzante con gli obiettivi dell'organizzazione. Quindi è uno strumento che devo dire conosco e nel quale mi sono riconosciuto. L'ho utilizzato anche per lavorare sulle gap analysis e andare a recuperare professionalità e personale, direi. Quindi direi molto interessante. Ottimo, grazie, perché questo tipo di testimonianze sono esattamente quello di cui abbiamo parlato. Poi, avendo ancora meno tempo come tempo a disposizione per raggiungere certi obiettivi, più conosco, prima conosco, meglio è. Qualche altra esperienza da parlare, quanto vissuto? Sembra che per il momento non ce ne siano altre, comunque è stato molto molto interessante, la ringrazio e sicuramente magari appunto, se potremo avere una registrazione di questo incontro, anzi ci penseremo noi a trasmetterla a tutti. E anche la presentazione. E anche la presentazione della società. Quindi siamo arrivati più o meno all'ora canonica. La ringraziamo e ringraziamo anche Alessandro per la sua testimonianza e vi diamo l'appuntamento a tutti nel prossimo webinar che sarà verso la fine di aprile. Grazie a tutti e buona serata. Vorrei aggiungere solo questo, perché era un accordo, ecco, che avevamo fatto di disponibilità nei confronti
posti della vostra organizzazione dei manager, chiunque voglia utilizzare per se stesso questo strumento, ovviamente gratuitamente, ma come esperienza per se stesso, può chiederlo all'organizzazione, può chiedere al team management. Quindi ci metteremo in contatto e per chi vuole lo può fare tranquillamente. La ringraziamo molto, mi sembra sicuramente molto utile per i manager che volessero utilizzarlo, sicuramente è estremamente interessante e la ringrazio per questa offerta. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi e buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci.